cartomanti europei. La cartomanzia ha il suo mondo. 0773 49 35 06. Seguici su www.cartomantieuropei.com. Salve a tutti ragazzi, Cristian, Cartomanti Europei. Anche oggi sono qui per rispondere alle vostre telefonate, quindi fate il numero che vedete in sovrappressione, affrettatevi e chiamatemi. Siamo del Centro Cartomanti Europei, tanto molti di voi già ci conoscono. Quando parliamo ormai di cartomanti europei si parla di qualità e professionalità. Questo lo dirò sempre davanti a tutti perché è una cosa che ci tengo veramente a dirla. Quindi affrettatevi veramente perché le novità in questo centro ce ne sono tantissime. Io personalmente non faccio miracoli, è la verità, però sono un consulente esoterico. Quindi quando vi dico consulente esoterico vuol dire che il vostro problema diventerà il mio problema. Sono sempre occupato, ci sarà un motivo. Quando chiamate al nostro centralino, col numero che vedete in sovrappressione, e domandate se Cristian è libero, molte persone magari ancora ad oggi si lamentano perché sono sempre occupato. È vero, sono sempre occupato, ma fatevi una domanda. Il perché sono occupato. Quindi riprenotatevi. Il giorno dopo sarete richiamati. Io ho la fortuna magari di entrare dentro al vostro problema. Sì, magari sono specializzato nei ritorni d'amore, per carità, però ho un dono e lo metto da tempo, da anni, a vostra completa disposizione. Non è un gioco la cartomanzia, non è una favola, non è una fiaba. Molte persone vogliono sentir dire solo cose belle o cose... ma io ho un metodo mio di lavorare. Pronto? Pronto? Con chi parlo? Io mi chiamo Lidia. Vinia, è la prima volta che ti sento, piacere di conoscerti. Sì. Cristian, dei Cartomanti Europei. Sei una cliente del nostro centro? No, è la prima volta che chiamo, veramente. Allora, spero di aiutarti. Allora, dimmi tutto, come ti posso aiutare? Niente, volevo sapere più o meno una domanda in generale, più o meno sull'amore. Ok. Allora, hai una domanda specifica da fare sull'amore, Vinia? Come va il mio amore platonico? Allora, mi dai il tuo segno e il segno dell'interessato, per favore. Io leone e lui cancro. Allora, quando sei pronta mi dai uno stop alle carte, per favore. Sì. Così facciamo una stesura proprio, senza nello specifico, una stesura generale, un attimo e vediamo. Top. Top. Perfetto, scegli un mazzo, 1, 2 o 3? O 3. Allora. Allora. Guarda, tesoro mio, due carte ho aperto del mazzo. Questo per farti capire che ci sono delle riflessioni già da subito, da vedere. La situazione me la dovresti spiegare momentaneamente anche tu, perché qua vedo, tra virgolette, un disastro tesoro. Qua c'è falsità da subito, le prime due carte proprio parlano una di falsità e una di una fortuna, ma per lui, per quello che magari può essere capitato a lui personalmente, ok? Quindi tu, magari che lo conosci da tanto tempo, già saprai di che cosa sto parlando. Ovviamente non ho visto nello specifico, perché non ho visto nello specifico la persona, ok? Però già le due carte che ho qui sul tavolo davanti a me già hanno un grande significato, Vinia. Sì, ma di che si tratta più o meno? Una carta è negativa e una carta è positiva. La carta negativa indica il vostro rapporto. La carta positiva, purtroppo, indica il suo benessere quotidiano di ora, del presente. Ah, sì, no, infatti, non siamo insieme, questo è. Bravissima, infatti, guarda, la carta, io ne sono uscite due di questo mazzo. Mi senti? Sì. Guarda, sì, spostati sì, tesoro, sì, perché si sente solo vento. Sì. Spostati un attimo, per favore, sennò ti sento anche male io. Allora, ti senti? Mi senti bene? Adesso sì, però l'importante è che sei buona e ferma. Allora, la prima carta, ti dicevo, è negativa, ok? Ed indica il vostro rapporto. Quest'altra carta è la fortuna, ma la fortuna viene per lui in questo momento. Quindi non penso che sia un rapporto dove ti puoi
agganciare più di tanto. Qua non vedo rilevanza nelle carte, non so se mi spiego, Vinia. Volevo sapere se lui si concretizza qualcosa. Ma come fai? Purtroppo ti devo dire di no. Io sono molto diretto con le persone, Vinia, ma avere una speranza per una persona che addirittura in questo momento gode di fortuna, come puoi ambire a un qualcosa di diverso te dall'altra parte? Io so che abbiamo un rapporto mentale, ci sentiamo nelle vene, tutte e due. Sì, però purtroppo, vedi, il rapporto che dici tu può essere anche vero, però è Sì. lui che non è messo nelle tue stesse condizioni. Adesso lui gode di fortuna, di fortuna gode, di fortuna. Quindi, ma la fortuna non è per te, Vigna. La fortuna indica il suo presente di ora. Bravissima, Che c'ha una qualche altra donna? bravissima. Quindi tutta questa rilevanza a quest'uomo non la darei proprio io. Assolutamente no. Mi dispiace anche dirtelo così, però è giusto che ti prendi quello che ti dico, Vigna. Poi certo, se vogliamo guardarlo nello specifico, mi richiami in privato e ne parliamo. Ma qui, buttando giù due carte così un attimo, ho potuto solo constatare che è un uomo che non ti merita. Tutto qui. Ah sì, infatti lui si fa le sue storie in poche parole, Ma lui anche sa. perché io la mia situazione è un po' Lo particolare. so, infatti se mi chiami in privato ne parliamo, io non mi sono permesso di dire più di tanto perché siamo in diretta TV. Comunque sì, adesso ti devo lasciare tesoro che abbiamo i tempi stretti televisivi, Va ok? bene, Un grazie. bacione grande, ciao Virginia. Ciao, ciao. Quindi ragazzi, affrettatevi, chiamatemi, il numero è sempre lo stesso in sovrappressione, quindi chiamateci, tanto stiamo in TV, le repliche le potete vedere su YouTube. Abbiamo una fantastica pagina Facebook qui da noi, La Vela Cartomanzia Rinascente Telle. Quindi per chi non ci conosce o per chi si è messo in collegamento ora, visitate il nostro sito, che è importantissimo, www.cartomantieuropei.com. Lì troverete me e tutti i miei colleghi, tutto lo staff, tutta la famiglia di cui faccio parte da anni. E ne vado fiero per quello che sto facendo e per quello che stiamo facendo qui dentro, sia per noi che per voi. C'è il famoso concorso delle streghette, che il 31 agosto finisce, quindi siamo agli sgoccioli, ragazzi. Scusate. Quindi ogni punto, ogni minuto che avete fatto qui da noi alla Rinascente è un punto che vi abbiamo regalato. Quindi, sommato dal 1º aprile, avrete diritto a ritirare dei fantastici premi e tutto questo entro e non oltre il 31 agosto. Quindi vi ripeto, magari per chi ha appena acceso la televisione o perché si è collegato ora in questo momento, sono Cristian dei Cartomanti Europei, fatemi una telefonata. Poi amore, fortuna, lavoro, qualsiasi tipo. Il vostro problema è il mio problema, diventerà il mio problema e cercherò in qualche maniera di valutare la vostra situazione. La chiamata di prima l'avete vista, quindi sono molto diretto con le persone. Se ci sono dei riscontri, ovvero sia, se apro le carte e c'è un riscontro che vi posso dare, uno ve lo dà. Ma se non c'è un riscontro, come la telefonata precedente, è giusto che accettate quello che uno vi dice, ma non perché sono io, perché magari anche gli altri colleghi, funziona così, ecco. Uno apre le carte, deve avere un motivo ben valido per mandare avanti una persona, poi che sia al lavoro, che sia, accettate anche una risposta negativa. Perché ad oggi molte persone forse si credono che la cartomanzia, come stavo ripetendo prima, sia una fiaba, una favola. Uno apre le carte e vede la speranza, un qualcosa di bello. Solo perché c'è l'amore, allora uno si deve sentire in dovere di dire ok, c'è l'amore. Ma non è sempre così, ragazzi. Pronto? Buonasera, Con chi ho il piacere di parlare? sono Loredana, Da dove chiami, Loredana? dalla Sicilia. Allora, è la prima volta che parliamo io e te, Loredana. Sì, Allora, la prima volta. piacere di conoscerti. Di che segno Piacere sei? mio. Sono un'ariete. Allora, che domanda vogliamo fare alle carte? Io vorrei chiedere qualcosa sull'amore. Hai già una domanda specifica da fare? Una persona in... No, non ho nessuno, sono da sola. Allora, vediamo un attimo la tua situazione. Ti concentri e mi dai uno stop quando sei pronta. Allora,
Scegli un mazzo, 1, 2 o 3. Due. Allora. Anche per te oggi questo molto fortunata. Allora, guarda, tesoro mio, buttando giù la tua situazione, vengono fuori, mi sono uscite solo due carte dal mazzo. Questo per dirti, il periodo è ancora dettagliato così. Vedo innanzitutto un passato magari un po' sofferente, tra virgolette. Ci sono delle mancanze purtroppo, è vero, perché ci sono le mancanze. Queste due carte indicano una mancanza. Poi che sia del passato è uguale al presente, perché ancora ad oggi, se escono queste due carte, si parla di mancanza, ok? Però è anche vero di guardare altri aspetti, non solo le due carte che ho qui davanti a me, perché dato il tuo segno zodiacale, dato quello che ci sarà per il tuo segno zodiacale nei prossimi mesi, ti dico che il tuo momento, se tu ti vuoi vivere una stabilità, e sentimi bene, una stabilità sentimentale, innanzitutto devi eliminare queste due carte che ho qui davanti a me, che vuol dire passato. Ho capito. Quindi passato di sofferenza e di mancanza. C'è Sì, una persona ancora intorno a te, non ne voglio parlare, perché è una persona che già fa discutere da sola. Lo una persona che non c'è più. so, però è una persona che magari ti ha portato un qualcosa di... Che ti ha portato questa persona, tesoro? Vabbè, questa persona intanto era una persona particolare, Sì, per carità poi. santa, non lo metto in dubbio, non mi capire male se parlo così, per carità, però ad oggi è evidente la mancanza, giusto? Sì, Oh, certo. ok, però cerchiamo di distaccarci un attimo con la mente da questa situazione, perché purtroppo di cose belle ne hai, ma cose belle io intendo magari nella gestione della cartomanzia, vedere le carte, il tuo segno zodiacale e così via, ok? Quindi questo per dirti, non è che voglio che elimini il tuo passato o quella persona, per carità santa, magari mi sono espresso male, ti chiedo anche scusa. Questo No, immagino, per sì. dirti che sei concentrata ancora con sofferenza e essendo concentrata in questa maniera, non pretendere di avere un qualcos'altro di migliore intorno a te. Perché dico questo? Perché ci vuole pazienza. Ancora un po' di pazienza. Io non faccio caso, ti ripeto, a queste due carte che ho qui davanti a me, ma faccio caso al tuo segno zodiacale. Il tuo segno zodiacale andrà a migliorare mese per mese. Non capisco. Però ti faccio anche una domanda magari personale, tesoro Sì, mio. dimmi, certo. Che tu adesso in queste condizioni, vedi settembre, vedi ottobre, dato il tuo segno zodiacale che permetterà nuovi incontri, il tuo segno permetterà magari alcuni incroci tra pianeti e cose del genere che mo non sto qui a spiegarti. Come pretendi di conoscere un'altra persona quando purtroppo ancora sei messa in queste condizioni? Allora io mi permetto di dirti, ne vale la pena adesso incominciare veramente un altro rapporto sentimentale? Ti faccio questa di domanda. Beh, magari in questo momento no, però Bravissima. magari conoscere qualche persona, questo sì. Lo so, ma tesoro mio, conoscere un'altra persona solo così, ti dovresti magari affidare, per, questa è una mia cosa personale che ti dico personalmente, per carità, però fare più recapito ad un amico in questo momento, perché a te alla fine ti serve una spalla, un qualcosa con cui confidarti, parlare, metterti un uomo vicino che non capisce la tua situazione, staresti solo che male, tesoro mio. Non so se il concetto l'ho spiegato bene. Sì, è capito abbastanza bene. Quindi che tu adesso ti metti un uomo, non serve a niente. Via. Io te lo sconsiglio personalmente, poi non mi sbaglio, per carità santa, so che non mi sto sbagliando su quello che No, ti ma poi dico. non c'è una persona che mi tocca il cuore, questo è il problema. Io guarda, Non. mi dispiace che da oggi non mi troverai qui per i prossimi 6 giorni, però voglio dirti una cosa, siccome di cose belle ne hai veramente, sento la tua voce, sento il tuo stato d'animo, se ti va, magari io torno sabato prossimo qui. Sabato Sì. prossimo mi bastano 10 minuti di telefonata con te, veramente, tesoro mio. Sì, magari ti chiamo in privato, ne parliamo in privato. Ma guarda, non è che lo dico spesso, puoi anche andare a guardare le mie dirette TV, ma non è che lo dico spesso. Se te lo dico a te è perché ho da dirti alcune cose, solo per quello, mi permetto di dirti. E non serve che stai così, veramente, perché quello che c'è stato, ma hai avuto la forza e il cuore di andare avanti.
questo sì, Oh, con ok. dolore, ma sono andata avanti. Purtroppo la vita è questa, tesoro. E io mi permetto di dirti veramente, guarda, già dalla persona io capisco, anche per telefono, però capisco subito le persone, forse è un dono che ho. E questo, magari me ne vanto pure di questa cosa, tesoro mio. Però capisco subito come sei. Quindi se ti va sabato prossimo sono qui. Mi farebbe molto piacere riparlare con te in privato, magari ci diciamo due cose Sì. molto particolari. Sì, si chiama sabato di pomeriggio. Sabato 3, io faccio 18-2. Capito. Tanto il Va numero è bene. solo impressioni. Mi chiami e ti prenoti per Cristian, perché tanto ho già capito la tua situazione. Però un consiglio che ti do da amico, non da consulente, non ti mettere un uomo vicino in questo momento. Poi No, sabato assolutamente. capirai. Io per carattere sono un tipo libertina, quindi. Guarda, io comunque adesso li devo lasciare, mi dispiace che abbiamo i tempi Sì, stretti. Però certo. ti Grazie. ricordo una cosa, sabato non te Sì. ne pentirai di avermi chiamato. Ricordati. Ok, Un grazie. bacione grande. Ciao, grazie tante, ciao, ciao.